finalmente un nuovo video. Anche oggi trattiamo un Conky, quindi se avete bisogno di installare il Conky da zero vi lascio in descrizione e a schermo il link al video relativo, mentre se avete bisogno di installare il Python e pip, anche in questo caso in descrizione e a schermo vi lascio il link al video relativo. Oggi per questo nuovo Conky utilizziamo un altro sito che offre le API gratuite in JSON. Lo vediamo a video, eccolo qui, il sito è weatherbit.io. Andiamo a vedere, cliccando su pricing, c'è l'offerta free. Andiamo a vedere cosa offre, lo vedete. Offre il current weather, cioè il tempo di oggi, più gli alerts. Un forecast di 16 giorni e un forecast della prossima ora, minuto per minuto. Quindi andiamo a vedere l'API, andiamo su risorse, API documentation. Oggi, ecco qui vedete, ci sono tutte le API, c'è il current weather, il severe, la quality che però è a pagamento, e qui giù c'è il forecast 16 giorni e il forecast 1 ora. Quindi cominciamo con il current weather, clicchiamo su documentation e vi troverete tutti i dati dell'applicazione, li vedete scorrere a schermo. Bene, il programma è strutturato alla stessa maniera degli altri, quindi apriamo, lo vedete, la cartella evidenziata con key weather bit. Ovviamente weather bit non lo troverete scritto perché questa qui sarebbe la cartella .conky. All'interno della cartella .conky ci sono sempre le bandiere, i font da installare è quello evidenziato, il moon che ci serve appunto per prendere le fasi lunari, e il weather. All'interno di weather c'è ovviamente il compass che sarebbe la rosa dei venti e la cartella weatherbit. All'interno di weatherbit troviamo ovviamente delle immagini che servono se volete metterle, e troviamo la cartella forecast che si occupa appunto dei prossimi 16 giorni, la cartella icons che sono le icone predefinite di weatherbit, icons OVM che sono le icone di Open Weather Map per chi volesse usare queste, e la cartella today che ci dà il tempo di oggi. Qui vedete anche il Conky Weather, non lo troverete qui, lo troverete all'inizio, sarà sempre da installare all'interno della vostra home. Quindi, visto che oggi trattiamo il Today, andiamo a vedere cosa c'è dentro la cartella Today. Allora, dentro la cartella Today troviamo vari file che ovviamente si occupa di creare il Python, che è questo qui, il file evidenziato. Quindi apriamo il file Python e vediamo come è strutturato. Eccolo qui, lo vedete. Qui fa le solite importazioni, qui prende in automatico la vostra home, qui dovete inserire la vostra latitudine, la vostra longitudine e l'API di fra gli apici. Questo è il link che si occupa di prendere i dati, il primo è un esempio, lo vedete. Alla fine c'è scritto include minutely, ma potete anche cancellarlo perché questo qui vi prende praticamente la prossima ora minuto per minuto. Questo è il link, qui fa data, elabora. Questo qui invece fa la stessa cosa però per gli alerts. Qui dovete settare solamente la variabile myid, ovvero il vostro node in che posizione si trova rispetto al vostro monitor. Qui vabbè è una variabile, qui setta i percorsi, qui setta l'errore che potrebbe darvi il sito per qualche motivo, e qui ovviamente scrive l'errore. Ecco, qui inizia ad ottenere i dati per il today. Eccoli qui, questi sono tutti i dati che ottiene. Qui ovviamente li scrive su un file, i dati raw, i dati grezzi, e qui li scrive puliti, ovvero solamente il dato. Qui si occupa di gestire la bandierina del vostro paese in base alle coordinate geografiche. Questo qui crea il percorso per l'eventuale logo di weatherbit. Questo qui si occupa del compass, cioè della rosa dei venti. Questo calcola il dew point e lo scrive. Questo qui calcola il UV index e lo scrive. Questo qui calcola il latitude del today e lo scrive. Questo qui è per scrivere il percorso dell'icona principale.
questo qui fa la stessa cosa, però nel caso utilizziate le icone di OpenWeatherMap. Questo qui si occupa dell'icona hot, del percorso dell'icona hot, cioè ovvero il termometro che appare quando, quando la temperatura è maggiore di un certo dato o è minore di un certo dato, che stabilite voi. In questo caso io, vedete qui, ho selezionato 38 per la temperatura alta e 0 gradi per il termometro freddo, cioè quello della temperatura bassa. Ecco, qui inizia a creare la sezione corrente. Queste qui che vedete sono tutte i percorsi, le varie variabili, eccetera eccetera, le varie istruzioni Conky, e qui le scrive sul file. Poi qui crea la sezione moon, queste sono le varie variabili, e qui le scrive. Poi crea la sezione degli alerts, qui vengono appunto create gli array degli alert. Questa è una procedura per decidere quante righe volete degli per ogni alert, in questo caso due o tre righe. Quindi questa è una procedura a sé stante che viene chiamata più avanti. Qui ottiene tutti i dati per gli alerts, vedete questi qui, e qui li scrive quelli grezzi, mentre qui scrive gli alerts puliti. Poi qui inizia a creare le istruzioni Conky, quindi qui altri array, qui come vedete altre istruzioni Conky, e qui le scrive. Bene, andiamo a vedere cosa ottenete, quindi lo vedete a video, ottenete questo Conky qui. La prima parte in alto evidenziata è la parte del today con tutti i dati che ottiene. Poi sotto ci sta la parte della luna, i cui dati vengono presi dal MoonGiant Python. E poi sotto ancora vedete WeatherBit Alerts, che sono i dati degli alerts di WeatherBit. In questo caso sono due alert. Vedete, c'è il titolo dell'alert, cioè il tipo di evento, la severità, l'inizio dell'evento, la fine dell'evento, e quando l'evento scompare, la regione interessata. E poi ci sono, come vedete, due coppie di righe. Perché? Perché gli eventi di WeatherBit vengono dati sia in lingua inglese, che è quella di default, sia nella vostra lingua. Ovviamente non in tutte le lingue, ma in alcune lingue. In questo caso l'italiano è presente. Quindi la prima descrizione che vedete in azzurro è quella in italiano, e poi sotto vedete quella in inglese. Io le ho lasciate entrambe, chi volesse modificarsi il Conky può tranquillamente tenere l'una o l'altra. E sotto vedete il secondo alert. Quindi andiamo a vedere i file che vengono creati all'interno della cartella today. Allora abbiamo, ok, il file d'errore, che in questo caso da ok, perché non ci sono errori. Poi ci sono gli alert row, che row intendo, vedete c'è scritto latitudine e poi il dato. In questo caso il dato è row perché c'è anche la scritta latitudine, longitudine, cioè il significato del dato. Poi alerts, che sono i dati, quelli lì puliti, come vedete c'è solo il dato. E poi c'è alerts.txt, che sono le istruzioni Conky compilate. Poi abbiamo flex, che vi dà il percorso per la vostra bandierina. Moon, che sono le istruzioni Conky per quanto riguarda la luna, fase lunare. Poi abbiamo il today compass, che si occupa appunto della rosa dei venti. Il today Conky, che sono tutte le istruzioni per il today. La today icon, che è quella principale, today icon cold, icon hot, che fanno riferimento appunto all'icona, abbiamo il today aki, abbiamo il dew point, index, il logo, i dati del today grezzi e i dati del today puliti. Andiamo a vedere il Conky principale. Ovviamente in questo caso io l'ho nominato test, ma voi troverete il nome appropriato. Lo apriamo. Ecco, all'inizio come vedete ci sono sempre le impostazioni del Conky, e poi
inizia il Conky. Qui carica il file Python e mostra alcuni dati tipo il time zone, la latitudine e la longitudine, con queste righe qui. Poi qui setta la rosa dei eventi, qui mostra l'icona e la descrizione del tempo, qui mostra la temperatura, temperatura sentita, il vento, la pioggia, i dati della neve per il today, più il termometro se è presente. Qui mostra le info for today. Questa è la sezione che riguarda la luna, dei dati presi dal Moon Giant. E questa sezione qui riguarda gli alerts. Bene, anche per oggi è tutto. Noi ci vediamo poi nel prossimo video in cui vedremo il forecast di weather. Ciao ciao!